Centro Help Me, io ritorno Bangladesh. Lo avevamo documentato qualche mese fa, l'appello di Hassan Mohamed, 29 anni, e con un desiderio nel cuore, tornare a casa, tornare in Bangladesh. Oggi nulla è cambiato. Il ragazzo, come allora, continua a vivere in una condizione disumana. Non ha un tetto a ripararlo dal freddo, né un letto su cui adagiarsi e riposare, e tantomeno un tavolo su cui pranzare. Vive a Vibo Valentia, a Piazza Municipio, sotto un porticato, circondato dalla spazzatura. Di sera si ripara con una coperta e un cartone. Di lui si sono interessati un po' tutti, dai servizi sociali ai comuni cittadini ed anche l'amministrazione comunale. Il sindaco ha cercato di aiutare come poteva, come era nelle sue competenze, chiamando anche delle associazioni, anche facendo soggiornare il senza tetto. Soltanto che sembrerebbe che lui rifiuti qualsiasi tipo di aiuto, perché la sua è una protesta per poter rientrare nel suo paese. Nessuno riesce a fornirgli dei documenti, documenti che lui dice di aver perso in uno di questi passaggi a Roma. Cavilli burocratici che costringono il ragazzo a un'altra notte e chissà quante altre sotto il porticato. Rosaria Giovannone per la CNews 24.